Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial del Novelty. Oggi vediamo come creare un pulsante, perché i pulsanti di default, che sono questi oppure questi, non possono piacere, nel senso, se magari uno dalla sua grafica del gioco ha creato i suoi pulsanti, vorrebbe importarli. Adesso vediamo subito come fare. Allora, dopo aver aperto il Novelty, a questo qua un editor, si può lanciare con il Novelty aperto oppure si può fare da qua designer. Quando si apre arriva questa schermata. Qui c'è il codice, il code, un linguaggio di programmazione. Ma noi andiamo a fare il linguaggio di programmazione, serve per altre cose, per il pulsante non serve. Cominciamo a fare il design. Facciamo new object, pattern. I tre principali sono il default, l'over e il press. Disabilitato si può anche togliere, ma questi tre ci devono essere. Poi cliccando qui, in name si bisogna dare un nome, che faccio inizio. Poi, adesso lo prendo già da qua, da un vecchio, da una cosa che sto facendo, ed è 200x50. E qui metto 200x50, in modo tale che setto questo pulsante alle dimensioni che sto creando. Finito di far questo, bisogna fare add child image a tutti e tre. Ok, poi bisogna andare su texture, perché se vedete qui non c'è la grafica, bisogna importarla. Allora bisogna fare texture, create texture for from file, e si seleziona uno e il due. In modo tale che uno è così e uno ha il carattere bold, il grassetto, si nota la differenza. Riandiamo su pulsante, default, image, qui clicchiamo e diamo il percorso. E se io passo il mouse adesso, mi fa così, perché manca l'over, e l'over devo fare l'immagine 2. Ok, poi se ci clicco mi fa la terza immagine, che sarebbe quello quando tu lo pressi. Adesso io non ho una terza immagine da fare, allora rimetto la prima, in modo tale che io clicco, ci passo il mouse e mi diventa così, e quando clicco ancora mi diventa normale. Finito questo, facciamo salva. Gli dobbiamo dare un nome di questo MNL.
metto nella cartella del coso del novelty. Facciamo. Io lo chiamo P-Inizio, che sarebbe possente inizio. Ok. Dopo che avete salvato il progetto di questo pulsante, del vostro pulsante, si bisogna chiudere e questo file NML si bisogna spostare, per cui un taglio oppure uno sposta, bisogna mettere nella cartella access. Infatti, inizia. Poi si ritorna sul novelty, si carica il progetto e qui in object troveremo, infatti, inizia. Vediamo. Qui ho fatto l'altro tutorial. Ok. Ed è il pulsante normale, come normale pulsante. Se io adesso faccio change page, gioco page 2, mi va direttamente. Questa è l'altra animazione dell'altra volta, però per farvi vedere che il pulsante funziona e se ci clicco non mi passa a qui, come ho detto io, page 2. Facciamo open asset inizio e qui nel caso dovete fare delle modifiche oppure dovete fare altri pulsanti ancora. Cioè nel senso modificate. L'importante è che quando fate questi pulsanti dovete salvare il progetto e poi il progetto MNL si deve mettere in questa cartella, altrimenti non c'è verso che vada. Ok, direi che questo tutorial del novelty per creare i pulsanti è finito e ciao ciao alla prossima.